La notizia dell'annullamento della maratona di New York ci ha colti di sorpresa, una notizia forse anche inaspettata, perché da New York ci giungevano notizie dagli amici che abitano a Long Island o che abitano a Staten Island, notizie molto gravi, amici con cui abbiamo collaborato, con cui Pietro ha lavorato per la maratona di New York. Quali abbiamo una consuetudine, ci dicevano che le case erano distrutte, che non si poteva viaggiare, che le metropolitane erano intasate dal fango. Però quando sentivamo parlare il sindaco Bloomberg, quando sentivamo e guardavamo sulle varie notiziari Times Square, la città di Manhattan, sembrava che le cose fossero diverse. Certamente qualcuno dice si poteva dirlo prima, evitare che queste decine di migliaia di persone partissero per andare a New York, forse sarebbe stato tutto sommato meglio, perché oggi tutti sono a New York e dire non si fa la maratona vuol dire che i voli, le prenotazioni, gli alberghi, tutto quanto è stato speso e nessuno mai potrà rimborsare tutte queste migliaia di persone. Teniamo conto che su 45.000 persone che corrono, solo 10.000 sono americani e vengono estratti a sorte. Tutti gli altri sono dei 110 paesi che costellano la presenza della maratona di New York. E nessuno di questi, quasi mai nessuno, viaggia da solo, viaggiano sempre con i familiari che vanno a vedere i musei, che vanno a fare shopping, che vivono la bellezza di quella meravigliosa città. Per cui il danno per i corridori è un danno immenso, è un danno enorme. Questo ci rattrista molto, ci rattrista per quello che diciamo da tempo, che poi tutto sommato sappiamo che molti di quelli che vanno a fare la maratona di New York non corrono le maratone italiane, non fanno altre maratone, fanno solo quella. E questo è un po' un segno di una cultura un po' particolare, un po' parziale. Devo comunque dire a tutti i maratoneti che non potranno partecipare alla maratona di New York che noi lasciamo aperte le iscrizioni fino al 10 di novembre, le lasciamo aperte a un prezzo agevolato per evitare che poi magari qualcuno possa pensare che ci vogliamo speculare, che è l'ultima delle cose che vogliamo fare. Quindi la Maratona di Torino, la Turin Marathon, rimane a disposizione di quelli che si sono tanto allenati per andare a correre e per ospitarli qui con tutte le possibili agevolazioni che potremmo fare, comprese le eventuali agevolazioni con gli alberghi. Quindi questo messaggio è un messaggio di affetto per i maratoneti. A quelli che vanno a correre una volta all'anno o una volta nella vita la maratona di New York, lasciamo stare, ci andranno l'anno prossimo di nuovo. Per quelli che invece erano andati a fare una performance, a correre, a fare tempo e magari a cercare di fare una bella maratona, diciamo se volete venire a correre a Torino, noi siamo a disposizione e fino a sabato 10 daremo la possibilità di avere un prezzo abbordabile per poter correre, per poter essere con noi. Chiaramente dobbiamo dirci e vogliamo fare una riflessione qui, che questo del clima e questi eventi drammatici dal punto di vista meteorologico sono delle cose sulle quali i potenti della Terra è bene ed è urgentissimo che riflettano, ma che prendano delle decisioni, perché non è immaginabile che a New York succeda quello che abbiamo visto sempre solo nei film. Il cinema ancora una volta è stato anticipatore di un dramma che neanche durante terrorismo, l'evento terroristico dell'11 settembre ha impedito alla maratona di essere corsa. Qui è chiaro che c'è stata una sollevazione di popolo, tardiva peraltro, letta in modo tardivo dai politici e con tutto l'affetto che abbiamo per il sindaco Bloomberg, che è stato un uomo attento e assolutamente preveggente, non altrettanto lo è stato nei confronti della maratona, perché è evidente
che tutte queste migliaia e migliaia di persone che sono andate, che hanno speso un sacco di soldi alla maratona di New York, non potranno mai essere risarcite, perché anche se l'iscrizione rimane valida per l'anno prossimo, non altrettanto sarà per gli alberghi, non altrettanto sarà per i voli aerei e così via. Quindi è chiaro che ci sono delle persone, quelle ricche non hanno problemi, ma quelli che hanno raccolto i soldi per una vita per andare a correre questa mitica maratona, ne vengono penalizzati in modo tremendo. Siamo loro vicini, siamo affettuosamente loro vicini e mi permetto di dire, se volete, vi aspettiamo a Torino. Arrivederci.